ragazzi, benvenuti in questo nuovo incredibile video sulla pista illuminata più lunga d'Europa. Come vi dicevo, questa è la pista illuminata più lunga d'Europa. Ci troviamo a L'Aprica e non mi ricordo se questa pista era già pronta nel 2020 o è stata pronta in questo 2021. Era già pronta nel 2020 questa pista o? Perché? Sì. Rispondi ad alta voce. Sì. Sì, era già pronta nel 2020. Verificheremo perché la Gabriella non è attendibile. E basta, solo che il Covid non ha permesso di utilizzarla. Dopo un'attenta verifica sul giorno di Sondrio, posso dire che l'idea di questa pista è nata nel lockdown 2020, non so quale dei tanti che ci sono stati, e il progetto è stato terminato a dicembre dello stesso anno. Però, con la chiusura last minute degli impianti, il tutto è stato rimandato al 2021. In questo 2021 sono molte le date in cui si può sciare la notte, non si può solo sciare, ma un giorno è dedicato anche a sci alpinismo e ciaspolata, sempre sulla super panoramica del Varadello. La realizzazione di questo progetto è stata possibile grazie al sindaco di Aprica e anche alla partecipazione di Enigas e Luce, che ha fornito un'illuminazione di ultima generazione e a basso impatto ambientale, per poter illuminare tutti i 5,5 km su cui si estende la super panoramica del Varadello con un dislivello complessivo di 810 metri. Ho erroneamente dimenticato che gli impianti sono aperti dalle 19.30 alle 23 in giorni prestabiliti, che non so quali sono. Fischia a fuoco e non è neanche capace. Cioè, sono pericolosissimi quelli lì, Diciamo che la dronata che ho fatto è stata molto deludente, causa neve, e quindi era come, cioè, non si vedeva una beata bega. Recensione neve. Tu, se tu fai le facce con la mascherina, lo sai che non faccio io. Perché è un po' cosina. Molliccia. Non fa freddo. Oddio, se passo l'ambulanza. L'ambulanza delle piste, vado brutto. Speriamo di non averne bisogno. La sento ballare tutta! Madonna! Da lì! Che piega! Non si vede da Dio! La neve fa a dir poco pena! Se vedete tutti gli sballonzoli è perché la neve fa cagare! Vabbè, se hai i leggings sei forte! Sì, ecco, speravo di prendere un crash con intervento di ambulanza, invece fortissimo. Stai a sinistra.
maschera, mi piangono gli occhi. È bello sciare, eh? Benvenuti signori in questa nuova giornata di sci notturno. Come vedete il mio partner oggi ha una statura ben differente da quella del primo giorno. Infatti sono qui con mio padre, che vabbè, lo stile non manca neanche a lui, perché qui abbiamo delle qualità impressionanti. Non mi viene chi mi ricorda. Vabbè sì, vedendo delle code così attaccate ragazzi, forse solo lui, l'Albi. Aperto tomba, guarda che roba, che pieghe. Se frena ora lo ammazzo. Lastra di ghiaccio. Io, anche perché io dietro di lui, se la gente mi vede, sembra un milanese di quello che scia coi jeans, cioè che viene con l'appa, che è un po'. Un saluto ai milanesi coi jeans sulle piste da sci. Madonna, fammi se sei vecchio. Ok. Ma ti ho detto, falla forte, vieni giù forte. Da qua vai! Vabbè, da qua è una pseudo gara, perché in realtà si inizia dal cartello. Io lo lascio andare perché tanto sono un toro. Da qua iniziamo a piegarci. Dico, guardalo! Lo prendo! Giù in scia! Arriva strada a te! E sto la scia! Voglio la chiusa al DRS! Mamma mia ragazzi! Mamma mia! A cannone! Valini, quanto l'ho battuto! Gara truccata! 22 anni contro 56. Si fanno sentire.